in due. Che non succederà mai neanche in un milione d'anni. Arriviamo a 15.000 like per far fare la spaccata ad Ale sulla porta. Dio mio, non vedo l'ora che mi installino i condizionatori. Ce la posso fare. Respira, Sabri, scusate, sono ignuda praticamente. E questa non è una macchia di gelato che mi sono appena rovesciata addosso, volevo dirvi. A casa mia ci sono tipo 34 gradi. Non sono ancora venuta a montare i condizionatori e voglio piangere. Buongiorno mie amate pussole, come state? Io sto molto bene e... Cosa stai cercando, Gogo, come un'anima in pena? Lo so io. E questo è il regalo che ho appena fatto al mio cane, ma che non ne capisce il funzionamento. Vieni, amore, sul tuo tappetino refrigerante. Vieni, sì, amore, bravo. Vieni sul tuo tappetino refrigerante. Sto giocando con un porcello. Io gli dico di andare sul tappetino refrigerante e lui mi porta il porcello. Ho un'idea di come farlo salire. È il tuo tappetino refrigerante! Mettiti giù! Oh, che bel fresco, che bel fresco! Senti com'è bello, ho speso 14 euro, quindi ora ci stai seduto un po'. Stai fermo sul tuo tappetino refrigerante nuovo! 14 euro l'ho pagato! Senti che fresco! A proposito di tappetini refrigeranti, oggi voglio fare con voi un pack opening perché mi sono sbizzarrita su Amazon, cioè vabbè, quello lo faccio tutti i giorni, ma in particolare ho fatto degli acquisti un po' speciali. Perché? Che caldo, ragazzi, qua non si riesce a respirare. Non so da voi se si respira, non so manco parlare, ma qui scusate, è infattibile. Goggo, il mio tatuaggio nuovo, non salirci. Stai lì adesso, non... vai sul tappetino refrigerante. Bello, qui! Ce la posso fare. Questo scatolone è pieno di cose che poi vi mostrerò nei prossimi video. Cioè, in che senso? Nel senso che ho comprato delle cose molto molto belle e interessanti per fare dei video, sempre se voi li vogliate, vorreste, sempre se voi volete questi video. Facciamo prima, vi faccio vedere perché alcune cose sono molto speciali. Qualche giorno fa mi è apparsa l'immagine di una moto per i bambini. Avete presente tipo le gippettine per i bambini? E mi è venuto in mente il Teneré. Quando ero piccola io c'era questa pubblicità del Teneré, adesso ve la faccio vedere. E io ero innamorata del Teneré, però costava troppi soldi, cioè non potevo averla. Emilio, il Teneré, la Gala, Jeep Gaucho, cioè, vabbè. Comunque sono quelle cose che ho sempre voluto, ma non ho mai potuto avere. E allora mi è venuto in mente di comprare qualche gioco con cui io sono cresciuta, perché ho notato che ho un cane scemo, ma oltre ad aver notato quello, cocco! Praticamente io sono cresciuta con dei giochi che magari voi non avete mai visto, oppure magari avete ereditato dai vostri fratelli o sorelle maggiore. Volevo appunto farveli vedere. In realtà c'è, in questo scatolone ci sono un po' di cose miste che andremo a scoprire insieme. Voglio sapere da voi se li avete mai visti, se ci avete mai giocato o se li avete avuti. Come vi ho appena detto, ci sono un po' di cose miste. Per esempio, la prima cosa che voglio farvi vedere è una tinta per capelli. Color, boh, l'ho presa a caso, color castano, perché sapete che io ho un fidanzato pelato e volevo per la prima volta metterlo alla prova, visto che io molto spesso lo aiuto a farsi i capelli. Volevo che per una volta lui facesse la tinta a me. Non penso che lui sappia neanche come è fatta una tinta, perché un uomo pelato non si fa le tinte. E allora volevo chiedere ad Ale. Ale, amore! Amore, ti amo tanto, sei tutta la mia vita, puoi venire un attimo? Non far finta di non sentirmi. So già che gli devo chiedere qualcosa. Amore, non ti devo chiedere niente! Giuro! Oddio, no! Ah, no! Questi li amo! Non c'entra niente con quello che volevo farvi vedere. Ma mi sono comprata questi pantaloni da basket. Guardate quanto sono belli, sono troppo miei. Li amo da morire. E non c'entrava niente col pack opening, però erano qua dentro tutto insieme. La prima cosa che voglio farvi vedere, ci ho già fatto anche un video dedicato con Sofia. Ho fatto i crystal ball. Sapete cosa sono i crystal ball? Sono tipo dei palloni che devi fare con una cannuccetta. Quando ero piccola io, ragazzi, erano troppo di moda, si giocava da morire. In pratica tu metti un po' di prodotto gommoso qui sopra, poi soffi e si crea. Ciao amore!
Ale, vieni un attimo. Un pallone bello gigante. Quindi potete darmi delle idee su che challenge fare con i crystal ball. Chi fa il pallone più grosso? Potrebbe essere una bella idea. Chi fa il pallone più grosso? Ti sfido, amore. Dovresti sederti un attimo, farti vedere delle cose. Perché non mi faccio dei tatuaggi in testa. Non faccio niente che non ho previsto. E non faccio niente. No, a proposito di capelli, tu come sei messo a male? A conoscenza di capelli? Sono il massimo esperto. Ho fatto anche un video dove tingo i capelli Andre. Più di così. Ah, è vero. Però qua devi farmi una vera tinta. A te? Sì. Perfetto, nessun problema. Dura fino a 28 shampoo, perfetto. Sì, non devi sbagliare, 28 shampoo rimango così. Senti, così mi copri la pussola che ho qua. Io sono un artista, devo creare. Vedi, qui c'è un dentifricio. Sì. No, questa però è una tinta, non è quella. Dicevo, questa non è come quella di Andre che appoggi sopra, qua c'è da lavorare. Quindi questo è deodorante. Me la fai dopo? Sì. Ok, va bene. E quindi nel prossimo video vedrete Ale che si cimenterà nel farmi una tinta. Il prossimo che vi faccio vedere è una cosa che io ho adorato quando ero piccola. Proprio siccome mia mamma non me lo comprava, o facevo i capricci, battevo il piede, lo voglio. E ovviamente non mi è arrivato, cioè mi è arrivato dopo, perché non si devono fare i capricci. Questo è un Tamagotchi. Puoi spiegare cos'è il Tamagotchi? Non lo so perché non l'ho mai avuto, ma dove tu allevi un piccolo bambino. Sì, questo è un portachiavi, nel senso puoi dargli, mi sembra, solo da mangiare, da bere. Se volete ve lo faccio vedere in un video. Ma è una specie di pulcino che tu allevi, devi dargli da mangiare, pulirgli la cacca, farlo vivere praticamente a una vita virtuale, e con questi pulsantini fai bip bip bip. In realtà io non avevo il Tamagotchi, avevo il competitor che si chiamava Bip Bip. Mai sentito. Ma tu vuoi stare sdraiato in tutto il video? Come devo stare? Ah, ok. Tamagotchi, lo avevate o non lo avevate? Fatemelo sapere. Questo bello ce l'avevo io. Io ce l'avevo questo. Allora, questo è un gioco bellissimo. Mi ricordo il suono. Sì, poi dipende, perché alcuni hanno la musichetta. Ci sono state, diciamo, varie marche. Ci sono questi pesciolini che tu lo accendi e girano e aprono la bocca e la chiudono. Girano, aprono la e bocca. E hanno una calamita hanno dentro. Una calamita, e tu con la canna da pesca devi pescarli. Sì, più pesci prendi, diciamo, più hai la vittoria in pugno. E ricordatevi sempre che chi dorme non piglia pesci. Chi dorme non piglia pesci. Ovviamente chi dorme non piglia pesci. Quindi anche questo, volete vedere un video? Mommy, aiuta a giocare. Ti ricordi che poi fai così e la tua canna si attacca alla mia? Non l'hai mai fatto con i tuoi amici, che devi lanciare e far attaccare la canna. Questo è il gioco dei pesci. Se non hai mai giocato, hai avuto un'infanzia brutta. Ma cos'è roba anni 90? Sì. C'è Gino Pilotino? No, qua non c'è Gino Pilotino. Questo non ce l'avevo. Non avevi questo? Ma questo è dopo, non è? No, questo qua è vecchissimo, sarà degli anni 80-90. Ah, roba dei tempi. In pratica c'è una botte con dentro un pirata. Perché nella botte piccola c'è il vino buono. Devi infilargli le spade e a fortuna, cioè anzi a sfortuna, quando infili la spada sbagliata, questo pirata parte e hai perso la partita. Mai visto. Ma scusa, tu cosa giocavi quando ero piccolo? Oltre a Gino Pilotino. Gino Pilotino mi piaceva troppo. Bellissimo, dove fai pim pim e farlo volare. Dovete scrivermi anche qualche gioco che devo comprare Gino per Pilotino. Fare i prossimi video. Sì, adesso sarà pieno di Gino Pilotino. Questo scrivete pirata papà. Gino Pilotino. No, dai che scrivo tutto. Anzi, Gino scrivete Pilotino. Scrivete Pica Pilotino. Di questo ne ho comprato due. C'è un motivo. Cos'è? Sì. Io l'avevo comprato a Gardaland. Però c'è una cosa. Tu con questa cosa che cosa facevi? Le scale. In realtà, li hai mai visti quelli bravi che trick fanno? Raga, adesso vi metto un video, perché io l'ho comprato perché vorrei fare una challenge con lui per replicarle. Ma la gente è malata! Grazie Gogo. Dei trick della Madonna, fanno delle cose così, li fanno volare. È trick e track. Trick, cioè, e track. Sono pazzeschi. Fermo lì tu. Lui vorrebbe già giocare con la tua molla. No, te lo scordi, la mia è mia. Molly? Cioè, solo noi facevamo solo le scale. Quando poi ho visto i video di queste persone, ero tipo, oh my come god. Come quelli che facevano con Diablo. Sì. Diablo l'ho comprato. Bellissimo, nel prossimo video compro Diablo. Faccio dei trick? Beh. Guarda che roba, guarda che roba, guarda, guarda che roba, guarda che roba, guarda. Si è già intrecciata. Goggo! Basta sul tatuaggio, basta. Goggo! E quindi impareremo a fare i trick. Ale, non saprai minimamente che cos'è questa. Questa la conosciamo sicuramente. Conosci? Mi ricordo la pubblicità. Le bambine. C'era anche una pubblicità pazzesca. Ma le bambine non possono conoscerla. Ma sì, va anche ora per me la Polly Pocket. In pratica erano
diciamo dei contenitori che aprivi e avevano tutte queste stanze, il salotto, la piscina, c'era qualsiasi Toy cosa. Toy Story 4, quella che sta con... Bravissimo! Il personaggio è una Polly Pocket, come potete vedere questi qua, e io lo trovo, cioè ci passavo le ore a fare le ore, l'amavo, fatemi sapere se avete mai giocato con una Polly Pocket. E mentre lui gioca con le molle, le ultime due cose dovevo farvele vedere senza di lui, perché lui sarà il protagonista di queste cose. Cosa sono? Sì, preoccupati, questa è la volta in cui devi più preoccupare nella vita. Io in pratica ho comprato due cose ginniche. No, no. La prima? Sì, gli ho avvisato, no, è inutile. Quella che potete vedere da questa cosa è un aggeggio che si attacca alla porta. Ma vediamo perché se non le fai vederla. Con Sofì questo? No, no, qua. Con te. Dove Stop praticamente line. Serve per sciogliere la schiena, le spalle, le gambe. E quindi volevo farlo col bollate. No, no? Con Ale dici? E fargli fare il ponte. Vedere quanto sarà bravo Ale a fare sta cosa. Non lo faccio neanche. Ma non solo questo, perché poi, come potete vedere qua, ce n'è un altro giallo. E sapete a cosa serve questo? Per imparare a fare la spaccata. Si lega sempre alla porta, io gli prendo una gamba e gliela tiro su finché non si spacca in due. Ma sai che non succederà mai, neanche in un micro danno. Arriviamo a 15.000 like per far fare la spaccata ad Ale sulla porta! E vai, non vedevo l'ora che mia fidanzata diventasse una ballerina e imparasse a fare la spaccata, sta ancora giocando con la molla. Ecco, senti, mi dai la tua? No, non ti dà la mia. Quindi qui sotto scrivetemi nei commenti quale video volete vedere con tutti questi giochi, o se avete anche dei giochi degli anni 80, 90 da suggerirci, perché io e Mister Molla, che è alla già rotta, senti, mollami, andremo a fare dei video appunto con queste cose. Detto questo, il tappetino refrigerante lo stavo usando Ale per raffrescarsi un piede, perché Goggo non penso lo userà mai. Niente, 14 euro spesi male. Io vi mando un bacio, non vedo l'ora che Ale mi faccia la tinta. Ale vi manda un bacio. No, non ve lo manda, sta cercando di sistemare la molla. E ci vediamo domani con il prossimo video. E spero che mi attacchi nei condizionatori oppure moriremo.